che vengono utilizzate, brandite come armi ideologiche in una contesa politica. È chiaro che siamo, io poi avvocato, con esperienza avvocato, figurati oltre che professore di diritto, siamo tutti, dobbiamo essere tutti per tutte le garanzie costituzionali, a partire dal diritto alla difesa, per passare poi alla presunzione di non colpevolezza, sino alla sentenza, alla condanna definitiva e sino al giusto, alle regole del giusto processo. Detto questo, a me piace lavorare, lo ripeto, per un processo penale più celere, più giusto, che offra tutte le tutele al caso del processo penale all'imputato. E per far questo ovviamente noi, e da tanto che ci stanno lavorando, siamo entrati nel merito di questa riforma e la prescrizione è un tassello nell'ambito di un più complessivo processo di riforma. Ho sempre invitato le forze politiche, nei 7 incontri credo a Palazzo Chigi, a lavorare sempre nel merito di questa riforma. Offrire tutti, hanno avuto tutti la possibilità di dare un contributo per accelerare i tempi della giustizia con pieno rispetto di tutte le guarentigie costituzionali. Quindi se sono stato frainteso, se c'è stato un malinteso, lo voglio chiarire. Se questo è l'obiettivo, c'è tutto il margine per lavorare insieme. Italia Viva però promette battaglia, lei teme per la tenuta dell'esecutivo? Ma guardi, battaglia. Battaglia è una parola, lei usa una parola, è una parola che non si addice tra forze di governo. Sostengono di avere i numeri in Parlamento per mandare sotto la maggioranza. Lotta, noi dobbiamo lavorare nell'interesse dei cittadini, dobbiamo ritrovarci tutti quanti a ragionare nel merito, se ci sono sul processo penale delle formule per accelerare ancora più i tempi della giustizia, benvengano tutti i contributi. Presidente, si torna a parlare di MES, fonti dell'Eurogruppo dicono che la firma ci sarà e sarà ad aprile, Lega già sta dando battaglia su questo. Si è risvegliata, dice. No, guardi, non c'è nulla di nuovo, perché tra l'altro credo ci sia anche una dichiarazione del ministro Gualtieri che segue i lavori dell'Eurogruppo la prossima riunione dell'Eurogruppo a febbraio non è neppure scadenzato a quanto risulta il MES, quindi nessuna novità e non c'è nessuna firma, addirittura nessuna trattazione del MES alla prossima riunione di febbraio Eurogruppo. Giustamente i sindacati hanno tutto il diritto di poi essere aggiornati sulla trattativa. Ieri sera e stamattina poi è stato formalizzato un ulteriore passaggio, un passo avanti importante. Questo ha consentito ovviamente di evitare una decisione del Tribunale che era fissata per oggi. Questo significa che quindi si continua a lavorare e si lavora nella direzione che ho sempre richiesto, che il Governo ha sempre richiesto. Io ho incontrato, sapete, qualche giorno fa i signori Mittal, è stata un'occasione appunto per rilanciare i principi e gli obiettivi di questo negoziato, che sono, ripeto, una transizione energetica dello stabilimento, vogliamo farne lo stabilimento più innovativo e più verde nell'ambito siderurgico, vogliamo assicurare il livello occupazionale e vogliamo assicurare il risanamento ambientale. Grazie. Grazie.